Il protagonista del mercoledì letterario della Dante Alighieri di questa settimana è stato il nuovo giallo di Claudio Coletta, edito da Sellerio, Il manoscritto di Dante. Coletta, già autore di polizieschi di successo come Viale del Policlinico e Amstel Blues, ha presentato il volume insieme al segretario generale della Dante, Alessandro Masi, e al professor Stefano Telve, alla presenza di un numeroso pubblico di lettori. Il libro è un poliziesco tradizionale, convenzionale, ambientato a Parigi con un prologo nel Medioevo. Si svolge pochi anni dopo la morte di Dante Alighieri nell'abbazia di Pomposa. Viene citato un fantasioso manoscritto del poeta che poi sappiamo che nella realtà non esiste, ai tempi oggi non è arrivato nulla scritto da Dante. E questo manoscritto rappresenta, diciamo, il movente di tutta la trama del poliziesco che poi avviene successivamente, appunto, ambientato a Parigi. Ovviamente non posso dire molto di più sulla trama stessa. Diciamo che si tratta di un'inchiesta svolta da questo ispettore italiano, Nario Domenicucci, insieme con un commissario della polizia giudiziaria francese, del Quai des Orfèvres, Philippe Pujol, in merito all'omicidio, all'assassinio di una ricchissima signora del Marais, dell'alta borghesia parigina, omicidio che è avvenuto con un colpo inferto con una statua di Giacometti. Dopo aver scoperto che attualmente non esiste più nulla autografo del sommo poeta, ho voluto appunto circoscrivere questa storia poliziesca, diciamo un giallo alla Simenon per capirci, proprio basandomi su questo escamotage letterario, perché secondo me diciamo Dante può essere offerto ai giovani anche in modo diverso da quello tradizionale scolastico, e costruire una storia, una trama noir diciamo con tante sfaccettature anche comiche in parte e tragiche intorno alla figura di un poeta che noi consideriamo scomparso, che è scomparso da sette secoli, però che è al centro della letteratura, a mio modo di vedere è un modo per offrire i capolavori di Dante Alighieri anche ai giovani di adesso.